Gentiloni firma il decreto La Calabria ha la sua zona speciale. Cosenza oggi si fa la storia, inaugurazione del ponte Calatrava. Maestra nella piana picchia bimbo autistico. Domiciliari convalidati per l'investitore di Sgotto, ancora sul caso dell'incidente dinanzi alla sala cinematografica di venerdì scorso. Influenza da record, contagi per altri ceppi, si contano quasi 5 milioni i casi nella nazione. Rende, la città è pronta alle sfide del futuro, parola del sindaco Manna. Benvenuti al giornale di Telemia. Cominciamo dalla firma posta da Gentiloni, quindi può partire la ZES, la zona speciale, in quel di Gioia Tauro. Firmato il decreto con i criteri per le ZES, ora il testo passa alla Corte dei Conti e poi in GU. Presto si potranno costituire le zone economiche speciali, una spinta ulteriore alla ripresa del Mezzogiorno con i porti protagonisti. Con queste parole il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti ha annunciato ieri la tanto attesa firma al decreto ministeriale. Le zone economiche speciali, che puntano ad attrarre investimenti anche dall'estero nei grandi porti del sud per agganciare i flussi di merci in grande crescita nel Mediterraneo, che passano per il Nord Africa e il canale di Suez per arrivare poi alla Cina con il suo grande progetto della nuova via della seta. Ieri il premier Paolo Gentiloni ha firmato il decreto con i requisiti previsti dal decreto sud dell'estate 2017. L'obiettivo è battezzare subito le prime due zone speciali, quelle di Napoli, Salerno e di Gioia Tauro, che sono praticamente pronte entro fine febbraio. Una fretta giustificata anche dal fatto che il loro avvio potrebbe essere speso come un segno di attenzione dell'attuale maggioranza per il Mezzogiorno, a pochi giorni dalle elezioni del 4 marzo. L'incentivo sostanzioso è la possibilità di accedere al credito d'imposta per gli investimenti potenziato con la soglia 50 milioni. Un bonus che ora sembra funzionare bene, visto che nell'ultimo anno, dopo essere stato modificato, ha mobilitato 4 miliardi di investimenti. Le altre misure che dovrebbero attrarre investitori sono la semplificazione, che saranno scritte da un altro decreto ancora in elaborazione in ma le regioni. Come detto, sono allo studio dimezzamenti nei tempi, ma anche per autorizzazioni e riduzioni degli oneri. Tutte semplificazioni queste di cui potranno approfittare in un futuro anche le zone logistiche speciali. Accade a Polistena, in una scuola locale, una maestra che picchia il bimbo autistico. È stata eseguita nei confronti di FC, insegnante di sostegno presso l'Istituto Comprensivo Brogna di Polistena, la misura cautelare interdittiva della sospensione del servizio per la durata di 12 mesi, emessa dal GIP presso il Tribunale di Palmi, su richiesta avanzata dal PM titolare del procedimento. L'insegnante risulta indagata in ordine al reato dell'articolo 572 perché attraverso continue, perduranti e reiterate vessazioni di ordine psicologico e fisico, consistite in ripetute imprecazioni, rimproveri, minacce e vere e proprie violenze fisiche e psichiche ripetutamente poste in essere nei confronti di un minore RC, 7 anni, affetto da disturbo dello spettro autistico moderato. La donna maltrattava il bambino ponendo in essere una condotta abituale in più azioni che, seppur realizzate in momenti successivi, sono risultate collegate da un nesso di abitualità e avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità psicologica, morale e fisica dell'alunno, a tal punto da indurlo ad un persistente stato di soggezione, paura e disagio, e tale da cagionare allo stesso bambino umiliazioni e sofferenze, da rendere particolarmente dolorosa e quasi del tutto impossibile la frequentazione della scuola. Le indagini delegate alla sezione di polizia giudiziaria centrale di polizia di Stato in sede, che ha anche eseguito il provvedimento, sono scaturite dalla denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Palmi dal padre del minore, poiché il figlio gli aveva esternato di essere stato percosso e aggredito verbalmente dall'insegnante di sostegno. Sono state quindi raccolte informazioni dalle persone a conoscenza dei fatti e, contestualmente, è stata avviata attività tecnica di intercettazione tra presenti e attività di videoripresa all'interno dell'aula, dove si svolgevano le lezioni del bambino. L'attività ha consentito di confermare pienamente quanto appreso dai genitori del minore. In particolare, le riprese video hanno dimostrato in maniera inconfutabile come in più occasioni l'insegnante di sostegno abbia adottato comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti dell'alunno, colpendolo con schiaffi e pugni in testa, nonché interloquendo con lo stesso usando un tono aggressivo e minaccioso. Il bambino reagiva chiudendosi in se stesso e isolandosi, assumendo un atteggiamento quasi di difesa, portando frequentemente le mani alle orecchie.
Oggi è una giornata importante per Cosenza perché questo pomeriggio ci sarà l'inaugurazione del ponte Calatrava alla presenza delle massime autorità anche politiche, non soltanto regionali. Ci sarà anche una diretta televisiva che parte alle ore 17 nel nostro canale. Tutto è pronto a Cosenza, sulle rive del fiume Crati. Oggi, infatti, sarà inaugurato il nuovo ponte di Calatrava, il più alto d'Europa, progettato dall'architetto e intitolato a San Francesco da Paola. Il pilone in acciaio è alto 104 metri e pesa 800 tonnellate. È solo la prima pietra di un più vasto progetto di riqualificazione urbana voluto dal sindaco Mario Chiuto, che ha già approvato la realizzazione del nuovo stadio della città e intanto è in fase di appalto anche il progetto per la navigabilità dei fiumi, un vero e proprio parco fluviale attrezzato che sarà l'ossatura portante delle reti ecologiche cittadine collegate al nuovo grande parco del benessere di prossima realizzazione. L'infrastruttura, comunque disegnata da Santiago Calatrava per Cosenza, è retta da piloni di sostegno e con i suoi 130 metri di ampiezza e l'imponente torre di 104 metri di cui dicevamo prima, non delinea esclusivamente un collegamento da una sponda all'altra del fiume Crati, dalla periferia al centro urbano, ma idealmente avvicina la città alle architetture delle più belle metropoli europee. La consegna dell'opera alla città avverrà alle 18, alla presenza dell'architetto spagnolo, con un evento artistico unico la cui direzione è affidata a Valerio Festi, un evento che sarà trasmesso in diretta televisiva dalla nostra emittente. I carabinieri hanno arrestato nella notte Carmine Alvaro, classe 85, latitante dal 2016, apostrofato come Ucubertuni. Nel corso di un'operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Palmi e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, scattata alle prime ore di stanotte, è stato arrestato Alvaro Carmine, classe 85, ricercato dal 2016 a seguito dell'emissione di un fermo d'indiziato di delitto emesso dalla DDA di Reggio Calabria per traffico di stupefacenti aggravato dalle finalità mafiose, assieme ad altri due soggetti catturati nei mesi scorsi. I militari dell'arma sulle tracce dell'uomo da alcuni mesi hanno individuato nei giorni scorsi il casolare dove si nascondeva e stanotte, dopo aver cinturato l'intera area, hanno fatto scattare il blitz, sorprendendo l'Alvaro nell'abitazione dove si era sistemato per la notte. Lo stesso, all'apertura della porta, veniva immediatamente bloccato dai militari e dichiarato in stato di arresto. L'uomo è uno dei nipoti del più noto Alvaro Carmine, classe 53, detto Cuvertuni, noto alle cronache per il ruolo di spicco nella cosca Alvaro Macri Violi, nell'ambito di numerose indagini coordinate dalla DDA Regina, tanto da scontare la condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso in regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41 bis. 5 milioni a letto. Questa è la cifra dell'influenza da record che mai ha raggiunto questi numeri nella nazione. Colpiti anche parecchie famiglie in Calabria. Si va verso una nuova stagione da record per l'influenza, considerando che ad oggi sono circa 5 milioni gli italiani già colpiti da virus influenzali. Si può stimare che alla fine della stagione i casi totali arriveranno a 8 milioni. Un numero molto più alto rispetto agli ultimi anni e paragonabile solo alla stagione 2004-2005 e alla stagione pandemica del 2009. Ad affermarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell'Università di Milano. Quest'anno, conferma l'esperto, si sono registrati molti più casi di influenza anche per la circolazione non prevista di virus come il B Miagamata, non compreso nel vaccino antinfluenzale. Molti dei vaccini somministrati sono stati infatti del tipo trivalente, che copriva solo 3 ceppi virali, mentre solo il vaccino quadrivalente fornisce una copertura anche contro il virus Yamagata di tipo B. Conferma che quella in atto sia una stagione influenzale molto attiva anche il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza. Ora che è stato raggiunto il picco, rileva infatti l'esperto, non sappiamo quanto sarà rapida la discesa dei casi, ma per il momento il numero di nuove diagnosi influenzali resta alto, soprattutto tra i bambini. In una sala consiliare gremitissima, ieri sera il saluto di commiato del luogotenente Giuseppe Dicello, che lascia il comando della stazione Carabinieri Soverato in attesa di un nuovo incarico che assumerà da ufficiale dell'arma. La grande forza vostra è stata quella che praticamente di essere vicino a me sempre in ogni momento, specialmente quando io ebbi qualche anno fa un problema con un notabile del quadro Soverato, dove la città di Soverato mi è stata vicina e di questo non lo dimentico mai e vi ringrazio.
Alla famiglia, alla moglie, ai collaboratori, a Soverato e alla comunità tutta è andato il ringraziamento del luogotenente Giuseppe Di Cello per la vicinanza dimostrata in tante vicende che hanno costellato i suoi 23 anni al servizio della città, dei cittadini. Quei cittadini che ieri hanno affollato la sala consiliare del comune per ascoltarlo, stringergli la mano, per ringraziarlo. La sala gremita di questa sera dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, la vicinanza del comandante di stazione con la popolazione. Ma in effetti 23 anni fatti a livelli abbastanza alti e non si posso dimenticare, per me è difficilissimo il fatto che debba andare via da Soverato. È una scelta di vita, una scelta di carriera, sono contento per questo, ma lascio qua il mio cuore. Io ho cercato sempre in questi anni di essere vicino alle persone, alla gente e di non avere quel distacco tra carabinieri e persone. Ho cercato di lavorare in maniera da dare la possibilità alla gente di poter esprimersi e di poter eventualmente esprimere i suoi problemi. Siamo riusciti a dell'intento, sono riuscito all'intento, sono contento che lascio una città sotto aspetto di fatti delinquenziali molto bassa, e di questo devo dar merito ai miei collaboratori che mi hanno aiutato, ma devo dar merito anche alla gente di Soverato che mi ha voluto bene, che mi ha aiutato quando ho avuto bisogno e che hanno saputo dire le cose quando dovevano dirle. Maresciallo, un ricordo buono e uno insomma cattivo di questi 22 anni? No, ricordi belli ce ne ho tanti. Tanti ricordi brutti, campeggio leggiare, la vicenda che mi ha visto coinvolto con un notabile qua di Soverato, dove io ho avuto parecchi problemi che ho superato in quella fase grazie alla vicinanza della gente. Io ero destinato ad andare via da Soverato, la gente di Soverato mi ha voluto, ha insistito e mi ha dato quella forza di andare avanti. Cose belle sono tante. Queste due sono le cose brutte, diciamo, della brutte, perché in un caso sono morte le persone, in un altro caso c'era qualcuno che voleva mettere le mani sulla città e noi le abbiamo concesso. Una cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale in cui erano presenti proprio tutti, dalle autorità militari, religiose, civili, per rendere omaggio al carabiniere sempre in divisa, sempre presente sul territorio e riferimento importante per molti. Il fatto che vada via non è che sia contento, ve lo dico tranquillamente. È una scelta che ho fatto, ci ho pensato parecchie notti insonne, però alla fine forse questa è la cosa migliore che possa fare. Ho pensato io, poi vediamo un attimo. Non so dove andrò, perché c'è gente che dice Crotone, Crocuzzo, cosa, non lo so. Non vi preoccupate, lo sapete a tempo detto, quando sarà. Non vi scervellate la testa con dove andrò, quello che farò. Andrò solamente per il momento a Roma e poi successivamente a Belletti e a Vito per fare un corso di 6 settimane, dopodiché verrò destinato. Sicuramente presumo e mi auguro che sia così, che rimanga in Calabria molto probabilmente, quindi sarò vicino qua a Soverato. È stata istituita nella Piana una task force per lottare alle vacche sacre. A seguito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto nei giorni scorsi a Cittanova, presieduto dal prefetto Michele Di Bari, ieri in questura si è svolto un tavolo tecnico che ha istituito una task force con l'obiettivo di debellare il fenomeno dei bovini vaganti in alcuni territori della provincia reggina. Alla riunione presieduta dal questore Raffaele Grassi erano presenti i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il comandante del gruppo Carabinieri Forestali, il comandante della Polizia Metropolitana, rappresentanti della Protezione Civile, dell'ASP provinciale di Reggio Calabria, ma anche dell'ANAS di Calabria Verde e dell'ente Parco Nazionale Aspromonte. In sede di discussione sono state tracciate le linee di intervento che hanno fissato le priorità e gli obiettivi primari da raggiungere ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione del fenomeno delle vacche sacre. La task force, pertanto, risulta composta da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Forestali, della Guardia di
Finanza, della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria e da medici veterinari dell'ASP. Gli obiettivi dell'unità interforze saranno quelli di individuare i bovini, sedarli e poi trasportarli in sicurezza presso apposite stalle ricovero. La linea di intervento è stata pienamente condivisa dai sindaci presenti alla riunione, che ne hanno accolto le strategie operative, assicurando il proprio impegno e la propria disponibilità ad adottare interventi di competenza per la prevenzione della sicurezza stradale. Pertanto, massima è l'attenzione che la squadra Stato rivolge al fenomeno delle vacche sacre e ai relativi problemi di sicurezza per l'incolumità pubblica. I servizi, che saranno avviati già il prossimo mercoledì e avranno cadenza sistematica, rappresentano un segnale fermo e deciso che le istituzioni vogliono dare per contrastare un fenomeno di arroganza andranghetistica. Ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo presto. Una per una tutte le sfide che riguardano il futuro di Rende. Ieri sera dal graffiatore il sindaco Manna ci ha parlato subito intanto di come uscire dalla fase di predissesto. Rende è una città ancora oggi in regime di predissesto. Sì. Abbiamo posto in essere tutte le condizioni per far sì che si faccia la richiesta di uscita dal predissesto prima del tempo previsto, e io mi auguro di riuscirci. Però il predissesto significa non avere energie finanziarie per intervenire su cosa? Sulle buche, sulle strade, sull'illuminazione, su quello che ogni giorno abbiamo come emergenza. Ed emergenze su Rende, sulle nostre città, ce ne sono tante. Io non sono uno che vuole, come dire, evitare il problema o far finta che il problema non c'è. Ci sono tantissimi problemi che vanno affrontati. L'importante è avere i cittadini consapevoli di quello che un'amministrazione può fare o può non fare. E qui mi riallaccio a quello che hai appena detto, le opere. Beh, è solo di qualche giorno fa che abbiamo sottoscritto, siamo andati alla regione insieme i tecnici del comune di Rende, gli assessori, una parte degli assessori, una parte dei tecnici di Rende, insieme con i tecnici di Cosenza e io insieme con il sindaco di Cosenza, per prendere atto che entro il mese di marzo dobbiamo presentare le idee progettuali per l'agenda urbana. Sono 33 milioni di euro che Rende e Cosenza dovranno utilizzare per il sociale, per gli interventi sulle periferie, su tanti aspetti importanti dei nostri luoghi. E allora si presentano i progetti. Riusciremo a realizzarli entro un anno e mezzo? Io non lo so. Ci proveremo, altrimenti ci sarà qualcuno che li realizzerà. Sono progetti. Ma guarda, così parlando, ci riusciremo magari anche due legislature, no? Ma nulla è escluso, soprattutto quando ti leghi ad alcuni progetti di trasformazione della città. Sindaco, io dico una cosa: cioè, qui a Cosenza qualcuno dice sì, all'epoca voi venite dalle professioni. Dalle professioni, ho chiuso architetto, sì. Poi è una professione importante, sì. Avvocato, cioè, siete scesi in campo, poi se fate bene sono i cittadini. Ma non c'è dubbio. Cioè, ormai il colore politico, la politica, no. Io penso che non... Beh, devo dire, noi ne stiamo dando ampia ragione, perché per esempio nella nostra amministrazione e soprattutto per quanto riguarda una giunta... La cosiddetta società civile, ecco, non mi veniva civile. Che ma devo dire... Tanto ciò è vero che il laboratorio civico nasce come punto d'incontro di tanti professionisti, di tanti cittadini che intendono confrontarsi con il problema dell'amministrazione di una città. Io non credo che il problema acqua, il problema incendi, il problema illuminazione, il problema arredo urbano abbia un colore. Deve essere realizzato. Questo è il distinguo fra chi realizza e chi invece fa promesse. E qui forse la politica sta oggi avendo questa nuova linea di demarcazione fra chi riesce a realizzare le cose. Allora, quando sei in regione e lì presenti i progetti di trasformazione della città su Rende, avremo nei prossimi mesi la disponibilità tra
metropolitana leggera e la mobilità che sta a fianco alla metropolitana leggera, sì, e l'agenda urbana, circa 40 milioni di euro. Si trasforma una città, si modernizza una città, si rende europea. Spesso capita, girando nelle nostre contrade della Calabria, che trovi dei paesini sperduti, sì, dove c'è scritto cittadina, sì, sì, europea, ma non ha nessuna delle caratteristiche delle cittadine europee. Noi dobbiamo diventarlo invece, questo e possiamo diventarlo. Vedi, dicevi prima il parco acquatico, adesso avete aperto anche la piscina a 4 miglia dopo tanto tempo. Ecco, dare alla città, però ste buche, sindaco, dovete farlo, perché pare che rende le... Il problema è di tutti, perché tutte le città, insomma, sto manto stradale va sistemato. Il bando stradale adesso sono chiama, vedi, poi il cittadino che vuole, sindaco, l'acqua, la luce, posti di lavoro non ce ne sono, sono solo posti in piedi. Ma oggi voi chiedete un po' posto in piedi, ma ce ne sono. Io purtroppo devo dire che il cittadino viene anche e soprattutto, e questo devo dire è davvero un momento di grande riflessione che si fa insieme con i cittadini, viene purtroppo anche e soprattutto per chiedere lavoro. A Monastrace, a scuola, si ricorda la Shoah, soprattutto il dottor Ventra ha ricordato la storia personale del proprio padre. Istituto Comprensivo Monastrace Riace, oggi si ricorda la giornata della Shoah, quello che è successo 73 anni fa quando l'esercito russo è entrato ad Auschwitz e ha liberato gli internati. Sì, la giornata di oggi è molto importante, intendiamo celebrarla nel migliore dei modi. Infatti abbiamo degli ospiti eccezionali, tra cui il figlio di un deportato a Mauthausen, che porterà le memorie del padre. Il nostro istituto su questo tema è sempre presente, perché riteniamo fondamentale l'apporto che la scuola può portare ai giovani e per la memoria, affinché non si dimenticano gli orrori del passato e affinché i nostri giovani possano crescere con ideali sempre più forti, quali l'uguaglianza, il rispetto del prossimo e la valorizzazione delle diversità. Ringrazio per la presenza oggi anche dell'Arma dei Carabinieri. Figlio di Rocco Ventra, che è l'autore di una biografia, diciamo, che ha scritto quando è rientrato dal campo di sterminio di Mauthausen. Una cosa molto importante che noi vogliamo far conoscere, specialmente ai bambini. Qualcosa che le raccontava, che le è rimasto di quello che diceva suo padre, sì, quando era internato. Guardi, un episodio. Racconto questo particolare. Cioè, durante questi passaggi vicino alla cucina, un osso di, poteva essere di gallina, di chissà quale animale, lo masticò, si immagini, per 2 giorni per avere qualcosa da assaporare. Sappiamo benissimo che cosa sia stata la Shoah per tutta la società europea, forse mondiale, che cosa hanno combinato nel 1945 i nazisti, esercito intollerante a tutto, perché loro ritenevano la loro razza, la razza ariana, la razza perfetta. E quindi noi, il titolo Pietro Mazzone non è un caso, il giovane martire di Gerace che è stato fucilato perché inneggiava a libertà, uguaglianza e fratellanza, ma io ci metterei la tolleranza anche alla fratellanza, tolleranza perché come il nostro pontefice, il Papa Francesco, parla di costruzione di ponti e non di muri, ma fino a quando non si costruiranno i ponti, che sono simboli di tolleranza, perché consente ai popoli lo scambio culturale, non ci sarà pace in tutto il mondo. È giusto che si ricordino gli ebrei, però abbiamo anche il popolo rom che ha subito dai tedeschi, gli omosessuali e gli handicappati.
non solo loro, ma anche semplici cittadini come il padre del dottor Giuseppe Ventra, Rocco Ventra, che è stato sostanzialmente preso prigioniero e trattato peggio degli ebrei, perché ho avuto modo di leggere il libro che lui ha scritto dopo il suo rientro in Italia. Lui è stato confinato a Mauthausen e c'è da rabbrividire dalle cose che ha raccontato, cose che ha vissuto dal vivo. È molto importante ricordare questa giornata, soprattutto per i ragazzi, che riuscire a comprendere l'Olocausto, la grande tragedia che si è vissuta negli anni dal 38 al 44. Oggi cercheremo di portare delle testimonianze di chi ha sofferto la persecuzione, in maniera tale che i ragazzi possano avere cognizione diretta del dramma che è stato vissuto in quegli anni, negli anni della guerra. La discriminazione razziale è una macchia che non può essere cancellata e di cui purtroppo il popolo italiano porta, lo Stato italiano porta la responsabilità, perché all'epoca le leggi razziali sono state approvate dal governo che in quell'epoca governava, il governo fascista, e purtroppo la reazione è stata debolissima, nel senso che la stragrande maggioranza della popolazione ha subito passivamente questa ignominia, che poi è stata cancellata grazie ai risultati favorevoli della guerra di liberazione. A questi ragazzi che oggi sono distolti nella loro vita da internet, dai cellulari, da altri giochi, quanto interessa la Shoah a questi ragazzi, anche se le istituzioni fanno di tutto per ricordare quello che è successo nel passato, come si è arrivati a questa nostra modernità, a questa nostra democrazia? Ma dipende da come noi ci porgiamo, da come noi riusciamo a comunicare. C'è indubbiamente un problema di comunicazione che è sempre esistito, forse esisterà sempre alle comunicazioni. Tocca a noi, se siamo buoni maestri, riuscire a comunicare i valori. E alle famiglie. E alle famiglie, certo, ciascuno nella propria competenza, nel proprio ambito, comunicare dei valori positivi o almeno dei valori affinché non tutto sia omologato, assorbito così acriticamente. Cioè, quello che io credo che si dovrebbe fare, si dovrebbe inculcare più che delle conclusioni su determinati eventi storici, determinati fenomeni, un metodo critico, un metodo storico per apprendere e comunicare a loro volta, e tutto verso in direzione di una cittadinanza attiva, cioè una cittadinanza critica, non seguaci, ma cittadini pronti, preparati, che partecipano attivamente alle varie istanze politiche, sindacali, le istanze della società. Bene. Convalida dei domiciliari per l'investitore del giovane imprenditore di Siderno. L'incidente avvenne venerdì scorso a Locri, dinanzi ad una sala cinematografica. L'imprenditore Pasquale Sgotto. Il giudice Mario La Rosa, a seguito dell'udienza di convalida del 23 gennaio scorso, ha accolto la richiesta del pubblico ministero confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari dopo l'arresto operato dai carabinieri di Locri nei confronti di un 22enne automobilista UD che alla guida di una Mercedes classe B grigia sabato scorso, poco dopo le 22, ha investito Pasquale Sgotto, causandone il decesso quasi immediato. Secondo il magistrato, anche e soprattutto sulla scorta delle testimonianze, valutate come coerenti e convergenti, rese da altri pedoni presenti in compagnia della vittima al momento dell'impatto, il conducente della Mercedes sarebbe giunto sul luogo dell'incidente a velocità sostenuta e, sebbene abbia tentato con una manovra repentina di evitare l'impatto con i pedoni che stavano attraversando la strada, non riusciva nell'intento, almeno per quanto riguarda la vittima Pasquale Sgotto e la sua compagna, che secondo le testimonianze rese agli inquirenti sarebbero state sbalzate di alcuni metri a seguito dell'impatto con la parte anteriore dell'auto.
Da quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione di misura cautelare, il conducente della Mercedes sarebbe arrivato in via Cristoforo Colombo a velocità sostenuta, nonostante fosse in pieno centro abitato, con un'illuminazione valutata scarsa e con la presenza di un cinema, senza riuscire a frenare in tempo e evitare dunque l'impatto. Insomma, secondo il giudice, ricorrono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale si chiede l'applicazione della misura nei confronti del 22enne, al quale viene contestata una condotta spregiudicata e dimostrativa di una personalità poco incline a conformarsi alle regole del vivere civile, sebbene abbia tenuto altresì un'apprezzabile condotta collaborativa tenuta nell'immediatezza del fatto, prestando i primi soccorsi. All'automobilista si contesta anche il fatto che non abbia fornito credibili giustificazioni al suo comportamento, pur sapendo, essendo residente nella zona, della presenza di un cinema assai frequentato in quella strada. Per quanto motivato dunque, viene convalidata la misura degli arresti domiciliari. Il padre del giovane che ha difficoltà a inserirsi nel mondo scolastico, portatore di handicap Romeo, dice di non votare e lo fa per protesta ovviamente, ma sentiamolo. Come di consueto, in tempi preelettorali, la classe politica pensa solo a fare promesse da onorevoli, mentre predicano la solita favola, il cittadino ha dovere e diritto di votare, decidere, l'unica arma che ha è la matita dentro la cabina elettorale, mentre a decidere sono sempre loro, a prescindere di chi vince le elezioni, altro che popolo sovrano. 50 anni io non ci sto più, voto ormai da oltre 30, lo so voi, ma sono veramente stufo di ascoltare i loro giochetti, e così quando li vedo in televisione cambio canale. Quest'anno io e mia moglie abbiamo deciso di non votare. Non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, crediamo che sia ingiusto che i disabili e i loro familiari non rientrino in nessun programma elettorale di nessun partito. È vergognoso che una persona disabile percepisca un'elemosina di 280 euro al mese di pensione di invalidità, mentre loro non si privano dei privilegi, delle pensioni e degli stipendi loro. Non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, non è accettabile che una persona con grave disabilità non può accedere all'edilizia pubblica per avere un alloggio adeguato e dignitoso, quando il suo nucleo familiare supera le 12.400 euro all'anno di reddito lordo, in quanto il reddito è un requisito, mentre la disabilità no. Non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, un disabile che vive al sud è handicappato due volte, per la malattia e per la mancanza di servizi e cure che lo Stato non eroga. Quindi, se una regione come la Calabria non è in grado di curarti, sei costretto a recarti fuori regione o addirittura fuori dal territorio italiano a tue spese. Mentre la legge 899, una norma comunque anticostituzionale già dichiarata, viene applicata ad interpretazione personale e la gente che non può permettersi di curarsi a proprie spese rischia anche di morire. Non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, dei genitori come noi devono incatenarsi e denunciare per ottenere il diritto allo studio del proprio figlio con disabilità. Infatti anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, questo figlio è stato escluso dalla buona scuola e l'indifferenza generale. A nulla sono serviti le manifestazioni, il clamore mediatico, i servizi TV. Nicola non ha fatto nemmeno un giorno di scuola e siamo a gennaio. Non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, per farti ascoltare da un ufficio tipo Agenzia delle Entrate ex Equitalia, siamo stati costretti ad appenderci un cartello al collo e manifestare fuori dagli uffici facendo lo sciopero della fame. Solo così ci hanno fatto accomodare in ufficio e ci hanno ascoltato. Non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, nell'era digitale in cui ci troviamo, non si riesce a comunicare con le amministrazioni pubbliche, in primis con l'INPS, che nega i diritti e non dà la possibilità di difendersi, mentre crea progetti discriminatori come l'Omcare Premium. Non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, i milioni di euro dei fondi per la non autosufficienza non giungono mai ai disabili né alle loro famiglie. Noi dei 19 anni ne siamo testimoni. Vorremmo capire in quali conti correnti circolano. Così, tanto per curiosità.
non votiamo perché in Italia, un paese che si dice essere civile, le cause civili hanno tempi biblici e le persone danneggiate che si rivolgono ai tribunali muoiono e non vedranno mai la giustizia che meritano. Ho provato anche a scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infatti gli ho consegnato una lettera ad aprile scorso, ciò in occasione della sua visita a Locrese. Ne ho consegnato una anche al Papa nel mese di maggio 2017, durante un'udienza generale in Vaticano, e probabilmente sono troppo occupati per ascoltare le istanze di un cittadino italiano. Per tutte queste ragioni, restituiremo la tessera elettorale al sindaco del comune di Locri, finché non ci daranno risposte concrete ai diritti di nostro figlio. Settimane di Open Day in tutti gli istituti anche di Calabria. Continuiamo a frequentarne qualcheduna. Siamo stati ieri a conoscere le opportunità attuali e future del liceo Mazzone di Roccella Ionica. Porte aperte ieri al liceo scientifico Pietro Mazzone di Roccella Ionica all'insegna dello slogan «Formiamo i giovani per essere nel futuro una comunità aperta e un luogo di innovazione, un punto di forza dinamico del territorio». Un open day servito all'istituto per accogliere numerosi adolescenti e i loro genitori e presentare i corsi e gli studi di formazione che il Mazzone offre. Vorrei anche dirvi quali sarebbero, diciamo, i motivi per scegliere questo liceo. Innanzitutto, come tutti i licei, vi dà una preparazione base per poi proseguire in qualsiasi percorso scolastico, ma più che altro, diciamo, che all'interno di questo liceo vi viene data una base per quanto riguarda le materie scientifiche, quali la biologia, la chimica, la fisica, la matematica. In particolare nel corso di scienze applicate, diciamo, non vi soffermerete, cioè non studierete soltanto le pagine dei libri, ma applicherete quello che studiate, quindi attraverso esperimenti, attraverso attività laboratoriali potrete appunto mettere in pratica i vostri studi. Quindi diciamo che il motivo principale per cui io sono del terzo anno, quindi da 3 anni che sono in questo liceo, vi consiglio questo liceo, perché appunto vi aiuta a guardare il mondo con occhi diversi, vi fa capire appunto cosa si cela dietro fenomeni che magari osservate tutti i giorni ma che non conoscete da un punto di vista scientifico, quindi vi apre nuovi orizzonti e soprattutto, diciamo, vi dà una preparazione non solo nelle materie scientifiche ma un po' per tutto quello che vorrete fare in futuro. Ecco, questo è il motivo per il quale vi consiglio questo liceo da studentessa. Una vasta offerta basata su lezioni e attività laboratoriali che può contare su spazi didattici ad hoc, un preparato corpo docente e strumentazione all'avanguardia. Nel corso dell'apertura straordinaria è stato inoltre illustrato il nuovo programma che guarda moduli specifici nel campo biomedico, giuridico ed economico. A questi nuovi modelli di studi verranno introdotti corsi per potenziare e migliorare la formazione, anche nelle lingue straniere, a cui si affiancheranno seminari professionali di filosofia e scienza. I docenti e gli studenti del liceo scientifico Mazzone, scuola che fa parte dell'Istituto di Istruzione Superiore Pietro Mazzone di Roccella Ionica, sono lieti di avere l'opportunità di ospitare le famiglie e gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del nostro territorio. Nella giornata di oggi, attraverso diversi percorsi di latino, filosofia, matematica, scienze, informatica e inglese, organizzati insieme agli studenti dell'istituto, i docenti presenteranno la nostra ricca offerta formativa. Un'offerta formativa mirata alla formazione globale dello studente e alla promozione delle sue potenzialità. E nell'ultima parte della giornata i ragazzi avranno l'opportunità di effettuare un'osservazione astronomica mediante l'apertura del nostro osservatorio unico nel suo genere nella provincia di Reggio Calabria. Avvio della sperimentazione di un innovativo sistema di irrigazione all'Istituto Agrario di Cosenza. Sentiamo per capire quali saranno le innovazioni in questo campo.
quando la scuola incontra il mondo dell'imprenditoria e si fa strumento di sperimentazione. È quello che accade all'Istituto Agrario Mancini Tommasi di Cosenza. Un'azienda di Milano, la Micronizzazione Innovativa, impiega polimeri per l'agricoltura e ha scelto la scuola cosentina per testare un nuovo sistema di irrigazione. È un prodotto in polvere che, una volta distribuito organicamente al suolo, permette di strutturarlo e quindi di rendere per questo più facile la gestione dell'aspetto idrico e dell'aspetto culturale, perché il prodotto, oltre a consentire una consistente riduzione dell'apporto idrico, attiva anche degli elementi nutrizionali che sono già presenti o che sono apportati al terreno, che vanno poi a beneficio evidentemente della cultura. Ma perché la scelta è caduta proprio sulla Calabria? Siamo in Calabria perché è una bellissima regione dove l'agricoltura è un aspetto molto importante, anche in prospettiva futura per quanto riguarda i giovani. E quindi il pensiero di poter portare questa iniziale apprendimento e valorizzazione, valutazione del prodotto con le scuole ci è sembrato la cosa più opportuna. Questo connubio tra l'azienda e l'istituto scolastico realizza uno degli obiettivi dell'agrario. La scuola, uno dei compiti principale non è solo quello di formare e di educare i ragazzi, ma anche quello di sperimentare nuove tecniche utili per il settore dell'agricoltura. I ragazzi utilizzano l'azienda come aula decentrata nella quale fare ricercazione, mai come in questo campo, in questo caso è una sperimentazione sul campo e nel campo. Per l'agenda, da oggi e fino a domenica 28 presso l'oratorio parrocchiale di Roccella Ionica si terrà una 3 giorni dedicata alla festa di Don Bosco. Questa sera ci saranno i giochi per bambini e domani la tanto attesa, non soltanto Roccella Ionica, camminata per tenere alta l'attenzione sulla scomparsa di Natalina Papandrea. Sempre domani, sabato 27 ore 21, in occasione della giornata della memoria sulla Shoah a Caulonia, alle 9 in piazza Botari sarà issata la bandiera della pace, alle 9.45 all'auditorium Casa della Pace Fra Martino, proiezione del film La vita è bella di Roberto Benigni, al teatro Fuorisquadro. Poi la sera ci sarà una commemorazione musicale e si esibirà un quartetto di sassofoni. Sempre domani 16.30 cambiamo città, Gioiosa Ionica, Palazzo Amaduri. Lo scrittore Domenico Dara farà tappa in città per presentare il proprio romanzo Appunti di meccanica celeste. Sempre domani festa di San Rocco, 166esimo anniversario del miracolo di San Rocco a Gioiosa Ionica. Sabato 27 ore 17 presso la sala dell'Arazzo di Giurace, Monsignor Oliva, vescovo della diocesi, presenzierà all'inaugurazione della mostra realizzata per la presentazione al pubblico dei lavori eseguiti nel progetto di studio e restauro Un'estate tra arte e fede nella diocesi di Locri Giurace 2017. Questo per quanto concerne l'agenda, adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Iniziamo da Gazzetta del Sud. Polistena picchia bimbo autistico, maestra sospesa dalla GIP, indagata per maltrattamenti dalla procura di Palmi. Gioia Tauro, Gentiloni firma il decreto, la zona speciale diventa realtà. Altro titolo sotto testata Reggio, incendiate le giostre nel parco Baden-Powell. E poi al centro cede una rotaia, 3 morti e 46 feriti. Un treno di pendolari deraglia nel milanese, procede egualmente per 2 chilometri, poi lo schianto. 5 dei ricoverati sono gravissimi, il macchinista ho frenato ma ormai era troppo tardi. Vediamo qui le foto nello specifico. E poi a spalla di Gazzetta, Reggio, case popolari, ok in aula, regolamento di emergenza. Melito, la carta d'identità dovrà ripassare. E poi Locri, domiciliari convalidati per l'investitore di sgotto. Andiamo al Quotidiano del Sud che apre economia, la Calabria alla sua zona speciale, stabilita l'area di competenza. Non sarà più grande di 2.500 ettari. Gentiloni firma il decreto sulla ZES, avrà il centro nevralgico a Gioia Tauro.
Liste in Calabria, Arcore e Renzi. Oggi il verdetto sugli aspiranti. Nel PD molti uscenti non troveranno un posto. Un'archeologa per il Movimento 5 Stelle. Al taglio medio di Quotidiano del Sud, Reggio, emergenza abitativa, sì al regolamento. Il comune si dota delle norme per le assegnazioni straordinarie. Turismo, la spiaggia di Tropea tra le più amate dagli inglesi. E poi il commento, la Calabria è già destinata a perdere. Polistena, picchia bimbo autistico, maestra di sostegno sospesa per un anno, provvedimento del giudice. Infine il taglio basso, il caso, lo scandalo della strada incompiuta. La Delia Nuova Gioia Tauro dovrebbe servire circa 20.000 persone. Lavori fermi da novembre 2016 per mancanza di fondi, spesi già 18 milioni per 1,3 chilometri. Ed ora le condizioni atmosferiche in Calabria. Una circolazione di bassa pressione con centro sulle Baleari influenza solo molto marginalmente la nostra regione meridionale. Nel corso della giornata un graduale aumento della nuvolosità interesserà proprio la Calabria. Maggiori spazi soleggiati sulle aree tirreniche, cieli sereni nel resto della Calabria, specie al mattino, ma in dissolvimento tra pomeriggio e sera, quando sono attese innocue velate. Temperature in lieve aumento, venti meridionali in rinforzo, mari poco mossi. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Gentiloni firma il decreto La Calabria ha la sua zona speciale. Cosenza oggi si fa la storia, inaugurazione del ponte Calatrava. Maestra nella piana picchia bimbo autistico. Domiciliari convalidati per l'investitore di Sgotto, ancora sul caso dell'incidente dinanzi alla sala cinematografica di venerdì scorso. Influenza da record, contagi per altri ceppi, si contano quasi 5 milioni i casi nella nazione. Rende la città è pronta alle sfide del futuro, parola del sindaco Manna.